Le 9.05 mi è venuto così. I Know What I Know, una vecchia canzone da Graceland di Paul Simon. Comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste e il governo in subbuglio sul tema della riforma fiscale. Nel PDL si dice che la legislatura è nelle mani di Tremonti, forse perché è l'unico a cui ancora non sono state prese le impronte digitali. Allora, 5 imposte, 3 aliquote, aumentiamo l'IVA e aumentano soprattutto le pressioni da parte degli organismi sovranazionali all'Italia perché il deficit sia ridotto e Berlusconi ieri ha detto: tranquilli, tra 10 giorni è tutto fatto. Tra qui e 10 giorni c'è Pontida. Sì, tra qui e 10 giorni c'è Pontida domenica e soprattutto ci sono i conti che fanno molta fatica a tornare. Vediamo quali sono le ipotesi, peraltro avanzate più volte da Tremonti: aumentare un paio di aliquote IVA e ridurre a sole due. In sole due scaglioni le aliquote IRPEF. Allora, l'IVA, tanto per capirci, riepiloghiamo: oggi in Italia sono in vigore 3 aliquote, 4% per alimentare i beni di prima necessità, e questa non verrà mai toccata, questo almeno nelle dichiarazioni ufficiali; quella del 10% per bar, ristoranti e servizi turistici, che nelle ipotesi avanzate da Tremonti potrebbe salire di un punto percentuale, dal 10 all'11, e infine quella per tutti gli altri beni e servizi del 20%, che potrebbe essere incrementata dal 20 al 21%. Tanto per dare un'idea, per esempio l'aliquota in Francia di quest'ultimo scaglione è al 21,50, in altri paesi europei è al 22%. La ipotesi di incremento di queste due aliquote IVA potrebbe fruttare, secondo le stime più prudenti, 6 miliardi di incasso superiore l'anno, ma potrebbe anche incrementare, come ha sottolineato il professor Alessandro Santoro, l'evasione, perché già oggi l'IVA sulla aliquota più alta su tutta una serie di prestazioni viene evasa, come nell'esperienza anche comune di centinaia di migliaia di persone quando si tratta di pagare alcuni servizi. Ridurre l'IRPEF cosa significa? Abbassare anche solo la prima aliquota IRPEF di 3 punti, oggi al 23%, portarla al 20% per i redditi fino a 15.000 euro, avrebbe un costo altissimo per le finanze pubbliche, 10 miliardi di euro, quindi non basterebbe assolutamente l'incremento del due aliquote IVA, e i margini di manovra, come sappiamo, sono bassissimi e non c'è certo spazio per fare un buco ulteriore da 4 miliardi quando già bisogna fare una manovra che è stimata in 2 anni di 43 miliardi. Allora Tremonti potrebbe lavorare, come ha già fatto in passato, sulla finanza creativa. E di cosa stiamo parlando? Di quelli che sono considerati appunto gli sgravi fiscali. Gli sgravi fiscali ammontano a 160 miliardi di euro l'anno, ma sono sgravi molto concreti, perché le detrazioni per la casa e la famiglia sono 30 miliardi, quelli per il lavoro e le pensioni 56 miliardi, e le aliquote ridotte dell'IVA sui beni a largo consumo 40 miliardi. Toccare queste sì che avrebbe effettivamente degli effetti devastanti, perché sarebbe come appunto in realtà aumentare davvero la pressione fiscale, in particolare riducendo le detrazioni sulle famiglie, che sono oggi le uniche disponibili per riequilibrare un attimo la pressione fiscale sul lavoro dipendente. Ho capito, dopodiché questo non si può fare, quell'altro non si può fare, quell'altro non si può fare nemmeno, e quindi Calispera. No, e quindi bisogna prima lavorare, si può sicuramente pensare a un incremento dell'IVA e alla riforma della tassazione sulle rendite finanziarie, che lo ricordiamo oggi è l'unico paese in Europa ad avere un'aliquota al 12,50%, cioè un'aliquota molto bassa a fronte di un prelievo sui conti correnti del 27%. Questa armonizzazione, cioè l'incremento dell'aliquota sulle rendite finanziarie, potrebbe portare 2 miliardi di euro insieme ai 6 dell'IVA, e incominciamo a ragionare su 8 miliardi di euro, e questo incomincia a diventare un pacchetto economico sostenibile, sia in vista del taglio del deficit, sia per eventuali riforme fiscali che comunque non possono essere così rilevanti, cioè la diminuzione dell'IRPEF di 3 punti. Papandreou cosa fa sull'IVA? La porta al 78%? Papandreou ha cercato e cerca di aumentarla,
e comunque la situazione rimane in bilico, non tanto per i contenuti della manovra che sulla carta sono stati concordati tra Atene e Bruxelles, quanto sulla rivolta popolare che sta provocando grossissimi problemi al suo governo. Nella notte c'era una riunione della maggioranza uscita a pezzi da questa fase di ulteriori manovre taglia a spesa, la maggioranza socialista. Papandreou potrebbe tentare la strada del rimpasto per non doversi dimettere, anche perché domenica c'è la riunione dell'Eurogruppo che dovrebbe varare la famosa prima tranche di 12 miliardi che sarà immediata di aiuti alla Grecia, Grecia che comunque rimane complessivamente ad altissimo rischio. Nel mondo ci sono attualmente 310 miliardi di strumenti di debito ellenici distribuiti a livello globale. La più esposta... Li hanno trovati anche nei cetrioli di Amburgo. Anche nei cetrioli di Amburgo, in Germania ce ne sono parecchi. Dal punto di vista dei paesi la più esposta risulta la Francia, che ha in pancia nelle sue banche qualcosa come 53 miliardi di titoli greci, al secondo posto la Germania con 34 miliardi, l'Italia ha solo 2,8 miliardi di bond greci nel portafoglio delle proprie banche. E intanto è arrivata una notizia alle 9, un lancio d'agenzia che dice che Papandreou nominerà l'attuale ministro della difesa, Evangelos Venizelos, nuovo ministro delle finanze nel rimpasto di governo, di cui sopra invece l'attuale responsabile dell'economia, George Papakostantinou, diventerà ministro dell'ambiente, visto che sarà diventato esperto di spazzatura dopo aver così tanto convissuto con i titoli del suo paese e per avere due parametri concreti su come stia la Grecia. Prendiamo per esempio Standard & Poor's, che ha tagliato ulteriormente il rating greco, che attualmente è il rating peggiore del mondo, CCC, credo che sotto CCC ci sia solamente AAA aiuto. E l'altro dato invece arriva dalle compagnie di assicurazione greche, che dicono che se i bond a bilancio fossero contabilizzati adesso dovrebbero affrontare minusvalenze del 30-40%, sostanzialmente pericolo bancarotta, e ci risiamo. Della Grecia naturalmente non finiremo di parlare qui, è una vicenda che ci porteremo avanti fino alla fine della stagione, anche perché la fine della stagione è settimana prossima, quindi si fa presto a dire che ce la porteremo avanti fino ad allora. Interessante invece, a proposito di credito internazionale, un'analisi che ha fatto un istituto di Mediobanca e che dice che i big del credito valgono più del PIL dei loro paesi. Sostanzialmente le prime due banche di ciascun paese superano la ricchezza nazionale, e a volte in modo molto netto. Prendiamo il caso della Svizzera, dove Credit Suisse e UBS insieme fanno 4,7 volte il PIL nazionale. Sì, questa era una delle cose che era emerse durante la fase della crisi finanziaria, cioè il fatto che appunto i maggiori istituti di credito avessero complessivamente un peso incredibilmente rilevante sull'economia dei paesi che li ospitavano. Non c'è solo il caso della Svizzera, che è forse il più clamoroso, ma per esempio quello dell'Olanda, dove le due prime banche pesano per 3,2 volte il prodotto nazionale del paese dei tulipani, o paesi più grandi come Francia e Regno Unito, dove la coppia dei maggiori istituti appunto di Parigi e di Londra vale circa il doppio del PIL. Quindi dal punto di vista del rischio sistemico, un'enormità. L'analisi del RS, del centro di ricerca di Mediobanca, che trovate oggi sui giornali, in particolare sul Sole, evidenzia anche l'ammontare complessivo al netto dei rimborsi degli aiuti governativi in essere. Al primo posto, come sempre, gli Stati Uniti con 1.388 miliardi, poi l'Europa con 1.221, ma l'Europa in realtà è molto più in là, perché bisogna poi sommare a quelli che sono gli aiuti, diciamo, come Unione Europea, il solo Regno Unito 6,49, la Germania 145, l'Irlanda
pensate, 136 e l'Irlanda è un paese piccolissimo, l'Olanda 87 e così via, fino alla fine dell'insieme dei paesi europei. E questo ci spiega anche perché gli stati sovrani saranno sempre condannati inesorabilmente a salvare le grandi banche, perché qualora crollassero sarebbero inghiottiti non una ma due, ma tre e a volte anche 4,7 volte. Forse bisognerebbe lavorare su la famosa questione della leva e quindi ridurre le dimensioni dell'utilizzo della leva finanziaria, che poi è riconducibile sostanzialmente sempre all'utilizzo dei derivati nelle operazioni finanziarie a livello globale. E intanto le remunerazioni medie dei principali dirigenti bancari negli Stati Uniti e in Europa sono cresciute del 36% lo scorso anno, raggiungendo una quota complessiva pari a 9,7 milioni di dollari. Chi invece affronta il rischio crisi nel sistema bancario è Londra, che ha appena operato una separazione operativa tra il cosiddetto investment banking e il retail, ovvero separazione tra risparmio e banca di investimenti. Sì, e alla fine è lo stesso modello della Frank Dodd, della legge statunitense approvata alla fine dello scorso anno, è la regola che porta il nome dell'ex governatore della Federal Reserve Paul Volcker, la divisione appunto tra banche commerciali e banche di investimento, che è saltata durante la sbornia dell'iperliberismo finanziario, divisione fondamentale per ridurre gli elementi di rischio e proteggere il sistema bancario tradizionale e quindi quello che poi ha i depositi dei risparmiatori rispetto appunto alle banche di investimento.